Buongiorno a tutti, sono qui con Stefano Benemeglio. Cari amici, salve a tutti. Psicologo, ipnologo, ricercatore. E Stefano, buongiorno, vorrei chiederti, dato il momento particolare storico che stiamo vivendo un po' tutti, in cui è difficile mantenere i nervi saldi, è difficile prendere delle decisioni perché c'è tanta paura, com'è possibile utilizzare le discipline analogiche per mantenere il giusto riequilibrio e trovare la felicità? Certo, è proprio questo è ciò che noi offriamo, la possibilità attraverso la conoscenza delle tappe così definite, discipline analogiche benemeliane, la possibilità di intervenire per poter fare in modo che il nostro pensiero possa essere governato da noi. Ma ci pensate un attimo, io sto dicendo che non è il pensiero che il tuo pensiero che deve governare te stesso, ecco, così rende meglio, ma sei tu che devi governare il tuo pensiero. Certo. Perché quando questo deve avvenire? Deve avvenire tutte le volte che il tuo pensiero ti somministra paure, ansie, angosce, anche stati di panico. È fondamentale che tu possa intervenire, perché è il pensiero che genera questi disagi, questi problemi. E quindi noi dobbiamo, quando il nostro pensiero, che poi sarebbe la nostra riflessione, e la nostra riflessione è la nostra coscienza. Ecco, posso capire che può sembrare veramente paradossale quello che sto dicendo. Ossia, io mi sto mettendo in guardia dalla vostra stessa coscienza. Questo è un fatto da tenere in considerazione, perché non c'è cultura al mondo che ti fa diffidare della tua coscienza. Anzi, definiamo che la tua coscienza è veramente il giudice supremo che governa la tua vita, i tuoi modelli comportamentali, le tue scelte decisionali di conquista o anche semplicemente di scelta. E sta lì ad attendere la tua coscienza, che tanto è vero che Freud la chiamava il tempo superiore in sostanza, quindi dando un carattere quasi divino praticamente a questa coscienza, che è quella che praticamente ha il compito come un giudice, ecco, come un giudice di giudicarti, e quindi nel giudizio ti assolve o praticamente ti condanna, e ti condanna attraverso sanzioni e punizioni. Ora voi direte subito, immediatamente, allora abbiamo una coscienza che è masochistica, ossia una coscienza che ci vuol far del male. E allora io ti rispondo a questa domanda con un altro esempio, ecco, molto preciso. Quando un genitore punisce il figliolo perché ritiene che si sia comportato non conforme secondo il codice etico del pensiero genitoriale, educativo e quindi è altro, è doloso questo genitore che ti punisce, oppure ti punisce affinché tu possa non compiere più in seguito tali errori che hai consumato in quel preciso momento? Attenzione, questo è importante, perché esiste un assioma che veramente dobbiamo tenerlo in considerazione in termini molto forti e potenti. E l'assioma è il seguente, assioma popolare sto dicendo, dai nemici mi guardo io, ma dagli amici mi guardi Dio, ossia dalle persone che io definisco buone, queste persone mi possono creare dei problemi e io sono impotente di fronte a questi problemi, perché io attribuisco a queste persone non il dolo, ma il fatto che mi puniscono, mi sanzionano, perché in fin dei conti mi vogliono bene. È là il problema, ragazzi, è molto importante che lo teniamo in considerazione e lo vediamo anche durante la pandemia queste cose, ossia lo Stato praticamente cerca di colpevolizzarti, in altri termini ti mette paura per poter far sì che tu possa seguire la dritta via, ossia quello che praticamente l'ente supremo, in questo caso Stato, definisce per i suoi cittadini, evitando ribellioni e rivolte, perché poi c'è l'aspetto trasgressivo, che sono appunto le ribellioni e le rivolte su che cosa? Su codici etici
che vengono trasmesse dall'ente supremo. La coscienza sta in mezzo in questa situazione. Tu non ti metti la mascherina, beh, ti faccio venire i sensi di colpa. Ti faccio, non solo, non avendo la mascherina, hai praticamente infettato tuo padre, dice un fratello, una sorella, o praticamente l'altro genitore, e quindi tu sei colpevole di aver messo a rischio della vita tuo padre, che è persona anziana di una certa età, in quanto non hai rispettato le regole. Attenzione, cosa succede a quel punto? Succede che tu cominci a avvertire i sensi di colpa. Perché o accetti che l'hai fatta apposta, oppure se non l'hai fatta apposta infettando tuo padre, a quel punto ti cominciano i sensi di colpa. Ma non basta, il papà muore, Dio non voglia. I sensi di colpa diventano rammarichi e dispiaceri. E lì entri nell'aberrazione più completa, ossia ti fai carico che per colpa tua praticamente il papà è morto. E quindi come posso fare in modo di poter abbattere questo dolore profondo che ho dentro di me, in quanto mi sento responsabile della morte di mio padre? E allora in questo caso praticamente viene non solo la sanzione, stati di infelicità, di ansia, di angoscia, di paura. E pensate, tutto in funzione ai sensi di colpa, ai rammarichi e dispiaceri, fatti di rimpianti, rimorsi, rabbia e rancori. È là il punto, signori, che nasce il problema dell'uomo. Ed ecco che il desiderio, quel qualcosa che ti spinge ad essere, a ricercare, ad essere vincente nella tua vita, avendo determinato o fallimenti o ancora, se non bastassero, disagi alle persone a te care, si trasmutano come un boomerang contro di te. E in te nasce quello che si chiama l'accanimento. L'accanimento avviene nel momento stesso in cui praticamente tu te fissi su quella cosa, non esiste altro. Quindi entri in completa aberrazione, ossia nell'infelicità, nell'inferno della tua vita, e lì cominciano i sintomi, i disagi, le malattie, le sventure, le sciagure, perché non solo interpreti il fenomeno sciagurato contro te stesso attraverso malattia o altro, ma come se non bastasse, anche attraverso persone care che o si ammalano oppure hanno degli incidenti, hanno un fallimento aziendale, e tutto viene definito come una necessità di sanzionarsi e punirsi. Ecco allora quando il pensiero diventa negativo, nel momento in cui ti sta punendo e tu accetti questa punizione, perché il tuo pensiero è cosa buona e giusta e di conseguenza non puoi altro che accettarlo. Signori, questo, le cose vanno così. Allora noi vogliamo ribaltare completamente tutto questo sistema. Il mio messaggio non è che vi sto dando semplicemente un metodo, che ne abbiamo tanti, per quanto riguarda la comunicazione efficace, come ottenere assenso e consenso non solo verso gli altri ma anche verso te stesso, perché anche tu ti trovi a parlare con il tuo interlocutore, e quindi devi, basta questo controllo dell'emotività. Dobbiamo controllare il pensiero, il nostro pensiero, quando questo pensiero si ribalta contro di noi. Questo è il punto fondamentale. Allora io ti chiedo, caro osservatore della tua vita, delle tue dinamiche, è giusto che tu rinunci alla felicità della tua vita? Perché un pensiero ti porta a pensare che tu sei la causa del dramma altrui, o del fallimento di una cosa a cui ti tenevi. Quanti sogni sono stati infranti nella nostra vita e per questo ci dobbiamo pugnalare? Quante libertà oppresse abbiamo subito e vissuto e per amore non siamo stati in grado di dire no quando dovevamo dire sì, o di dire sì quando dovevamo dire no? Perché il vostro pensiero vi impedisce di diventare artefici, registi, arbitri della vostra vita. Il sistema ha consentito che il tuo pensiero sia il sovrano di te stesso,
E invece è la saggezza ad essere superiore al pensiero. E tu sei l'osservatore, non sei il pensiero. Non, ti hanno cercato di far sì che tu ti possa unire simbioticamente, essere una cosa sola col tuo pensiero. Grazie professore, una domanda che sorge spontanea. Questo che ci ha appena spiegato è come si formano i problemi, partendo ad esempio dal senso di colpa, addirittura le somatizzazioni ed oltre. È possibile prevenire questo meccanismo autodistruttivo? Certamente, con una valida comunicazione emotiva con i nostri conscio, che viene insegnata dai nostri docenti, e tra cui Oronzo, vi spiegherà attentamente proprio tutto questo e vi dirà che esistono segnali di gradimento, di rifiuto, che l'inconscio manifesta, e per inconscio noi intendiamo parte profonda del tuo essere, perché vedete, non vi lasciate prendere dal termine inconscio come se fosse un qualcosa di oggettivo. L'inconscio è una forma, non è una sostanza, è un'espressione topica che sta a indicare la parte emotiva e emozionale presente in noi, ma tutta la cultura si basa sul controllo dell'emotività, ma nessuna cultura si basa sul controllo del pensiero, del vostro pensiero. Avete mai trovato un corso che vi dice come gestire il vostro pensiero? Nessuno ha osato mai dire questo. Vi hanno portato tutti a identificare nel vostro pensiero, e allora dobbiamo fare in modo che questo pensiero non si rivolta contro di noi. E quando questo avviene, sapete perché avviene? Per un semplice fatto, che ci somministra il male per evitare il peggio. Quindi praticamente viene chiamato meccanismo di difesa. E si dà la sensazione che il meccanismo di difesa porti a far sì che ti difende dai pericoli, come un genitore che in fin dei conti ti può sanzionare, ti può punire, ma ti difende dal fatto che vai a bruciare la tua vita, in sostanza, oppure a seguire percorsi che ti faranno del male, droghe o altre cose ancora. Il genitore ti sanziona per questo, quindi è un bravo genitore, anche se mi somministra il male. Attenzione, perché noi ripetiamo questo modello nei confronti del nostro pensiero. Praticamente pensiamo che il nostro pensiero sia il genitore, anche morto, anche che non esiste più, ma che rimane nella nostra anima, nella nostra mente, a indicarci la giusta via. Diventa parte integrante di noi. Questo è il punto da tenere in considerazione. Non c'è più grande ipnotizzatore al mondo che il nostro pensiero. Quando tu pensi di essere sfortunato, adesso andiamo nelle cose spicciole, è il momento che ti comporti da sfortunato. Non te ne accorgi, ma tu vai incontro alla sfortuna, perché anche il pensiero è autoreferenzialista o autoreferenziale. Per cui praticamente se pensi una cosa devi cercare assolutamente nella vita la conformità reale, matematica, vorrei dire, di questo pensiero. Praticamente potremmo definire che il pensiero diventa matematica, in quanto ti crea le condizioni certe, reali, non più riflessive, non più virtuali, che la cosa possa accadere. E così ci troviamo di fronte a un fobico che dice: io lo so che è una stupidaggine lavarmi le mani 50 volte al giorno, ma dice è una stupidaggine, ma non ne posso fare a meno. Quindi come se ci fosse una forza invisibile che mi porta a ripetere l'atto costantemente di difesa. Perché poi qual è l'obiettivo del pensiero? Facendoti, e qui siamo al nucleo adesso di tutto, caro, e nel momento stesso in cui ti somministra paura e dolore, malattia, sciagure, eccetera, non puoi più occuparti della causa originale del problema, del conflitto originario, ma ti offre un conflitto virtuale, ti offre un conflitto trascendentale, quasi oserei dire, che nasce dalla riflessione e che non ha più nulla di realtà oggettiva.
La dimensione reale viene perduta e tu ti trovi a combattere con dimensioni diverse del pensiero, dimensione virtuale, pensando che tu sei la causa dei problemi, la dimensione trascendentale, pensando che tu hai agito male e ne devi pagare le conseguenze di quel male che hai fatto a te stesso e agli altri. Nessuno ci ha insegnato a gestire la forma pensiero, tutti siamo portati nel relativo, nessuno nel base. La forma pensiero crea, poi dopo escono quelle belle frasi del tipo se non lo pensi e non avviene o altre cose ancora. Però ragazzi, il pensiero positivo intendo dire altre cose, ma per poter far sì che un pensiero positivo possa avere quell'influenza su di te occorre lavorarci sopra, non basta solo pensarlo, altrimenti sarebbe di prenderti in giro. Ebbene, attraverso i nostri corsi di eccellenza, che sono quelli sulla comunicazione verso gli altri, comunicazione analogica, che hanno un assioma, e l'assioma è il seguente: nella vita chi chiede è perdente, chi sa ottenere è vincente. E poi, nei corsi di comunicazione intrapsichica, intesa ipnosi dinamica, in quanto ti metti in contatto con i recettori ipnotici della nostra mente, chiamati demarcatori, in questo caso, praticamente l'assioma è chi penalizza sarà gratificato. Poi abbiamo l'eccellenza dei corsi di filosofia analogica, la quale ci insegnano a vivere bene e meglio. Bene e meglio, appunto per questo stiamo parlando oggi. E questi praticamente corsi di eccellenza di filosofia analogica hanno anch'essi un assioma, che è il seguente: felice è chi persegue i propri sogni in libertà e in pace con la propria coscienza. Questi assiomi sono importanti perché vi danno il fulcro, l'obiettivo di questo seminario, di questo corso di eccellenza. E poi ce n'è ultimo, il quarto, la fisioanalogia, lo studio della risoluzione dei problemi. La filosofia studia, la filosofia analogica, come essi si manifestano, si sviluppano, mentre praticamente la fisioanalogia come si risolvono. E in questo caso entrerete in merito a metodi strabilianti di cui non pensavate la possibilità che esistessero, per mettersi in contatto con voi stessi e con questa forza dentro di voi, veramente utilizzarla per uscire fuori dall'impossibile. E voi uscirete fuori dall'impossibile. Filmato Stefano Benemeglio.